stato presentato venerdì 17 marzo presso la Sala Parlamentino del Palazzo Limadù della Regione Marche l'edizione 2023 dei campionati nazionali universitari targati Unicam e CUS Camerino, un'occasione per conoscere il programma, i partecipanti, ma anche per scoprire la mascotte di questa edizione. Siamo con il segretario generale della Federcusi, Pompeo Leone. Una giornata importante per la Regione Marche, per Unicam, per lo sport italiano. Sicuramente sì, questa è una giornata che se non ci fosse stata la pandemia sarebbe avvenuta già molto prima, perché il CUSI ha investito molto su questa attività da svolgere presso questa gloriosa università, che è sempre molto attiva, molto attenta per lo sport, ed era il modo migliore per poter gratificare tutti gli sforzi che l'università sta facendo con l'implementazione dell'impiantistica sportiva, e non c'è modo migliore che sottovalutarli svolgendo l'attività per la quale noi siamo molto bravi. E l'università di Camerino è fantastica con le strutture che hanno a disposizione, le nuove strutture che stanno arrivando. Il modo migliore per valorizzarle è stato quello di utilizzarle, evidentemente. L'Ateneo Camerte, come ha ben ricordato, strutture sportive importanti, tra le più importanti in Italia, se non le prime, la seconda a livello nazionale. EUSA, tennis tavolo, CNU, sport a 360 gradi, Camerino, le Marche sempre protagoniste. Assolutamente sì, io sono qui a testimoniarlo, portando anche il saluto e la stessa idea che ha tutta la Federcusi, a partire dal presidente Antonio Dima, perché le Marche sono state sempre molto accorte per questo tipo di attività, molto sensibili all'attività sportiva dell'università e partecipa attivamente a tutti i nostri goal, le nostre attività topiche proprie della Federcusi, quella della partecipazione nell'attività nazionale in primis, quindi con un rapporto diretto con le università, e poi partecipare a tutti i nostri consessi internazionali, a partire da quello continentale con l'EUSA e assolutamente internazionale con la FISU, con la partecipazione a tutti i vari campionati del mondo e le nostre manifestazioni più importanti che sono poi quelle delle università estive, i campionati mondiali estivi e quelli invernali, dove aggiungo l'Università di Camerino ha espresso sempre degli atleti come all'ultima Università di Lake Placid, quantomeno come partecipazione. Chiaramente il risultato dobbiamo sempre tenere in considerazione, stiamo parlando dell'Olimpiade degli universitari mondiali, quindi abbiamo le partecipazioni ai massimi livelli da tutte le nazioni. CUS protagonista, si rinnova l'impegno sportivo del CUS per ICNU, un evento importante qui in regione. Sì, sport, territorio, giovani, scuola, università, sostenibilità, tutti questi argomenti credo che trovino una sintesi in questa edizione dei campionati nazionali universitari che svolgerà qui nelle Marche, in molti comuni dell'entroterra, ma anche ad esempio a Civitanova Marche con il Beach Volley, nei comuni di Camerino, Castelraimondo, Caldarola, Materica, San Severino Marche, Pieve Torina e tutti quelli intorno. Ottimi impianti sportivi, una edizione che dovrebbe fare il record, è la 76esima, la prima come Federazione del CUSI, probabilmente avremo più di 3.000 partecipanti, più gli accompagnatori tecnici, moltissime discipline sportive, oltre 20 discipline sportive, oltre a quelle tradizionali, ad esempio proprio per valorizzare il territorio, per aggiunto anche il ciclismo su strada, la mountain bike, ma anche gli sport che allenano la mente, come ad esempio gli scacchi, gli sport della tradizione che possono essere semplicemente il calcio balilla, poi tutti quelli, diciamo, come posso dire, il basket, la pallavolo, il calcio, l'atletica, la scherma, il tiro con l'arco, il tennis town, insomma tantissimi sport veramente. E non mancherà l'attenzione alle pari opportunità, quindi allo sport femminile. In questa edizione viene aggiunto il basket femminile, il calcio a 5 femminile, il beach volley, quindi delle discipline dove non sempre sono presenti le donne. In questo caso anche il Dipartimento per lo Sport, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha suggerito e noi abbiamo accolto questo appello, diciamo, di avere questa attenzione. Stiamo valutando anche insieme
al Comitato Paralimpico in qualche gara di poter dare attenzione anche a chi ha abilità diverse. Ci piacerebbe fare questo e credo una bella edizione. Il livello tecnico sta crescendo, le università dedicano molto attenzione allo sport, adesso c'è tutto il discorso sul percorso studi sport, no? Chiamata dual career, quindi c'è una grande attenzione. Siamo molto felici che la Regione Marche possa essere caratterizzata da questo evento, perché diciamo la Regione Marche vanta anche delle grandi tradizioni in molti sport, abbiamo avuto molti successi sportivi negli ultimi anni. Aggiungo anche che lo sport, e poi comunque anche nei momenti di difficoltà, rappresenta un legame tra i giovani anche di diverse culture e nazionalità, perché questi campionati nazionali universitari sono delle università italiane, ma le università italiane sono iscritte anche studenti stranieri, quindi diciamo è una cosa veramente bella avere tutti questi ragazzi qui nelle Marche. Le aspettative sono veramente tante, ci aspettiamo un numero significativo di atleti, di dirigenti accompagnatori, di un numero importante anche di tifoserie che magari accompagneranno le tante università che saranno presenti a questo evento. È l'evento più importante per gli atleti delle università italiane, che si svolge nel 2023. Erano anni che non organizzavamo questi campionati, oggi abbiamo delle strutture che si sono rivelate fra le più belle d'Italia, le più funzionali e che ci consentono di ospitare, pensiamo, un numero superiore ai 3.000 atleti. Saranno con noi su tante specialità, su tante attività, e saranno con noi perché crediamo fortemente che lo sport sia fondamentale per la crescita delle studentesse e degli studenti italiani. E stiamo lavorando sia in sede CRUI, ma stiamo lavorando anche con altre università, proprio per cercare il più possibile di identificare quel ruolo di studente atleta o di studentessa atleta che preparerà dei professionisti migliori. Lo sport può sicuramente supportare la crescita delle persone, e questo è qualcosa che Unicam sta inseguendo da tempo. L'Università di Camerino è già un campus veramente americano, tant'è vero che poi ospiteremo molti di questi atleti durante questi 9-10 giorni, saranno ospitati nelle nostre strutture ricettive, quindi nelle nostre residenze, avranno la possibilità di vedere esattamente, non solo di godere dei nostri servizi, ma avranno anche la possibilità di vedere quelle che sono le strutture scientifiche che noi mettiamo a disposizione degli studenti, e potranno comprendere come questo trinomio, lo dico, impianti sportivi, strutture scientifiche e residenze, costituisca oggi una grande risorsa per quell'area. Si torna a parlare di sport ad alti livelli e il CONI in prima linea anche per questo importante evento a Camerino. Ma direi proprio di sì, uno degli appuntamenti più importanti che avremo sul nostro territorio regionale nel 2023, uno di quegli eventi che abbiamo avuto anche il piacere di presentare all'ultima Borsa Internazionale del Turismo a Milano, proprio perché un evento come questo ha una rilevanza sicuramente sportiva. Da Presidente del CONI non posso che rilevare il lato agonistico della manifestazione, però sappiamo pure quanto sia importante per tutta una serie di motivi, compreso anche la ricaduta economica su un territorio. Poi se andiamo su un territorio come quello di Camerino, che sappiamo tutti come sia stato duramente colpito anche dagli eventi sismici, io devo dire che lo sport fa buona cosa nel tenere sempre accesi i riflettori anche su quel territorio, affinché quanto prima si possa tornare alla normalità. Siamo felici che grazie allo sport praticamente si riesce veramente a dare vita a questi territori, e sappiamo che un evento importante come questo non coinvolge solamente Camerino, ma coinvolge anche vari comuni della zona, perché gli atleti che arriveranno sono veramente tanti. Un plauso veramente al CUS Camerino, perché oramai ci abitua ogni periodicamente a organizzare eventi di livello nazionale e non solo, pertanto oltre a dare grazie a degli impianti che sono veramente meravigliosi, a dare anche ospitalità alle iniziative del CONI, fanno anche eventi importantissimi come questi che vanno, come ho detto prima, al di là anche
di quello che è il lato puramente agonistico, ma è veramente importante per tutta una serie di motivi per la crescita del territorio regionale. Ho voluto mettere un po' di lato il lato agonistico, i risultati sportivi e quant'altro, perché sarebbe scontato da parte mia dire quanto di buono e quante soddisfazioni ci stanno dando anche a livello agonistico, con medaglie che vengono vinte da loro atleti un po' in tutte le competizioni, compreso anche gli ultimi campionati europei che ci sono stati e quant'altro. Pertanto per noi è un punto di riferimento molto molto importante. Però avevo piacere anche di far capire ancora una volta quanto lo sport non sia solamente la parte quella agonistica di risultati sportivi e quant'altro, ma che abbia anche un significato trasversale. In questo caso, andando a Camerino, non posso non dimenticare quello che è successo nel 2016 e pertanto tenere i riflettori accesi su quel territorio penso che sia una cosa doverosa. Dalla Regione Marche un forte messaggio, ma chi meglio del nostro ospite che conosce Camerino può parlare di questo territorio? Dalla Regione Marche un messaggio importante, un messaggio che diventa anche nazionale, con un evento che si lega allo sport ma che è un evento anche di cultura, di turismo, e che porterà su un territorio fortemente provato nel tempo tanti giovani in una città dei giovani e in una città di cultura. Ecco, la Regione con questo evento va a segnare e significare che determinati territori sono ancora vivi e dobbiamo sostenerli con grande forza. Mi complimento con il CUS, mi complimento con tutto l'Ateneo e con tutti coloro che si sono adoperati negli anni per raggiungere determinati risultati. Con il primo cittadino di Camerino, rivivere questi momenti, da vice sindaco ha visto alcuni eventi sportivi, oggi protagonista con un altro importante evento, targato Unicam. Sì, assolutamente, oggi noi partiamo ufficialmente con questa edizione dei campionati nazionali universitari che si svolgeranno sul territorio, in particolare a Camerino, visto che è anche sede di Unicam. Oggi noi parliamo della città e quindi dell'ospitalità di questi circa 3.000 atleti, perché questo dovrebbe essere l'indotto che gira intorno ai campionati nazionali universitari e che vedrà come vetrina appunto Camerino a livello nazionale. Io ringrazio sicuramente il presidente Berardinelli e Unicam per l'impegno che stanno svolgendo nell'organizzare questi campionati. Un grazie e l'attenzione va anche alla Regione Marche, che sicuramente sta prendendo questo, e la presentazione di oggi è un segno importante del territorio e un riconoscimento importante soprattutto a una città che è la più danneggiata delle Marche. Quindi oggi noi abbiamo vissuto nel 2016 i campionati USA, e che in una città in piazza con una città bellissima e che sicuramente tornerà bellissima, oggi la offriamo in maniera altrettanto bellissima come a Camerino d'altronde e rivisitata. Quindi oggi abbiamo sicuramente una doppia sfida, quindi avere un'accoglienza importante in un momento di difficoltà. Una vetrina nazionale per Camerino ma anche per la Regione Marche, che grazie allo sport continua a parlare di turismo. Sì, una vetrina nazionale, un'occasione di rilancio e di risveglio, soprattutto riferito al cratere sismico e alla città di Camerino. Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra regione un evento così importante, che è anche un'iniezione di fiducia sul futuro. Siamo davanti a un evento molto importante che riaccende la stagione turistica, quindi aiuta anche un po' nella destagionalizzazione, ma soprattutto per il tramite dello sport porta da noi tantissimi giovani e tantissimi enti formativi. È un'occasione di confronto, di sviluppo, di rilancio, ma soprattutto di promozione. Quindi siamo veramente molto contenti, e poi c'è la felicità che deriva dal fatto che questo evento tocca e si svolge proprio a Camerino, che è l'epicentro insieme ad altre realtà del sisma del 2016, con i drammatici eventi e le difficoltà della ricostruzione. Quindi è un evento che sta anche a significare per noi una valenza particolare. CNU 2023 Camerino, ma non solo Camerino, ma un intero territorio interessato, le alte valli del Chienti e del Potenza, e tra queste anche Castelremondo, con il consigliere regionale Renzo Marinelli. Torniamo a parlare di sport, di territorio e anche del paese di Castelremondo. Ma diciamo che sono argomenti che ho tutti a cuore. Da sportivo, da giovane, ho avuto la possibilità di frequentare diverse discipline come divertimento.
E quindi accolgo con piacere questa iniziativa, un'iniziativa che coinvolge tutto il nostro territorio montano, un territorio che ha bisogno di essere rimesso all'attenzione del mondo, e penso che questa manifestazione sia la manifestazione ideale per ridare vita a quei territori, per dare la possibilità ai ragazzi di incontrarsi in luoghi meravigliosi, e anche per loro, al di là del fatto dell'aspetto sportivo, penso che sia importante lo poter stare insieme. Ce n'è veramente bisogno, c'è bisogno di condividere emozioni, di condividere momenti insieme. Penso che queste manifestazioni vadano nella giusta direzione. Di corsa, annunciando l'arrivo di un giovane cavaliere. L'elmo rivela il pelo di un lupo appenninico, indossa un'armatura tipicamente medievale camerte con il tocco blu della Federcusi, e come un araldo sfoggia la bandiera italiana. Non può mancare il simbolo della nostra rievocazione storica, la spada che tiene fieramente in mano, incaricato di raccontare tutte le giostre in quel di Camerino, dove competeranno altri cavalieri da torneo. Che vinca il migliore. Questa è la mascotte dei CNU, appunto, di Camerino. Io ne approfitto per ricordare Gloria Gianco Mantonio, ideatrice della mascotte, e lo dico per i tanti giovani che ci sono oggi. Com'è Gloria? Vieni Gloria, facciamola venire qua vicino a noi, un applauso per Gloria, che verrà lanciato proprio da oggi un contest per decidere il nome della mascotte. Ecco Gloria, quindi un applauso per l'ideatrice di questa mascotte. Lo ricordo, lo seguirete sui social, verrà lanciato un contest per decidere il nome di questa mascotte.